Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui finalmente sulla demo di FIFA 18. Ebbene sì, ho deciso di portarvi un video sulla demo, un video un po' particolare dove cercherò di fare qualche skill con Neymar, che secondo me è uno dei giocatori più interessanti di questo nuovo FIFA, anche perché il dribbling è abbastanza valorizzato su questo FIFA, secondo me, anche se la demo, ve lo ricordo, non è assolutamente la versione che andrete a giocare né in carriera né su Ultimate Team, anzi né soprattutto su Ultimate Team, dove sarà tutto un altro gioco. Però grazie a questa demo ci possiamo fare un'idea su quali giocatori sono più interessanti. E ovviamente, a parte il solito Cristiano Ronaldo, mi ha colpito molto Neymar, quindi andrò a giocare proprio col Paris Saint-Germain contro il Real Madrid. Farò una o due partite in base a quante clip riuscirò a estrapolare da questo video. Ovviamente giocherò a massima difficoltà, ovvero a leggenda, 4 minuti. Andrò a gestire la squadra, magari metto Neymar un pochino più accentrato e cercheremo di skillare il più possibile. In rosa ho anche Ben Arfa e Di Maria, altri due 5-star skiller per poter riuscire a skillare un po' di più. Abbiamo Cavani, Verratti, Matuidi, anche se sarebbe alla Juve, e poi la difesa titolare con Kurzawa, Thiago Silva, Capitano, Marquinhos, Alves e Trapp in porta. Quindi subito con la palla per Neymar, che se ne va alla grande. Bravo Neymar. Ancora Neymar con le finte, mamma mia Neymar. Prova a liberarsi per il tiro Neymar. Ancora Neymar. Il tiro di Neymar. Mamma mia che gol. Subito uno skill goal di Neymar al quarto minuto. Che roba ragazzi. Ci guardiamo il replay perché ne vale veramente la pena. Qui ball roll. Si rientra di nuovo. Body feint sul destro. Botta. Mamma mia, assurdo Neymar. Per Verratti. Verratti riparte. Ancora a cercare Cavani. Il fisico Cavani, il fisico Cavani. Prova il tiro, Cavani, il tiro fuori. Attenzione a Carvalho. Benissimo, Matuidi è tanta roba. In chiusura è tanta roba, Matuidi per la Serie A sarà veramente ottimo. Andiamo nel secondo tempo. Che cosa è successo? No, ragazzi, non ho capito bene cosa è successo in difesa. Quest'anno pare molto difficile difendere. Però qui, ragazzi, cosa diavolo è successo ai difensori? Boh, vabbè. Buono con l'elastico, ancora Neymar. Se ne va. Neymar. Neymar. Prova il tiro Neymar. In angolo. C'è ancora un po' di stamina. Dai Neymar. Neymar sulla fascia. Neymar. Cross in rabone in mezzo. Arriva Matuidi. In ritardo. Subito Verratti però. Recuperare palla. Palla per Di Maria. Di Maria si ferma. Buono Di Maria. In mezzo. C'è Ben Arfa. Il tiro di prima. Fuori. E finisce anche la partita. 1-1. Proveremo anche un'altra partita per cercare di trovare qualche altra clip, qualche altro gol. Però prima facciamo i supplementari, ovviamente. Buono Cavani. Ben Arfa, il tiro. Oddio, fuori di pochissimo. Neymar, come se ne va qua. Neymar. Vabbè, caricato troppo. Lucas, gira Lucas. Cavo Lucas, lascia Marcelo sul posto. Entra dentro. Buono Lucas. Gran gol, il 2-1 di Lucas. Si è orientato bene su Marcello e poi ha fregato anche Sergio Ramos. Ha fregato un po' tutti. Che finisce qui la partita. Andiamo a vincere 2-1. Buono, a livello leggenda contro il Real ci sta. Anche se ho cercato di fare molti gol skillati, avrei potuto fare anche dei gol un po' più semplici. Però alla fine 2-1 mi accontento. Andiamo a fare un rematch però. Questa volta voglio sfidare il Chelsea di Antonio Conte, sempre il Paris Saint-Germain di Neymar. Vediamo cosa riusciamo a fare. Matuidi a cercare Di Maria, rientra sul mancino Di Maria, la botta parata da Courtois. C'è ancora Neymar pronto a recuperare palla, ma non la prende. Cavani recupera palla in posizione d'attacco. Palla per Di Maria, si gira bene Di Maria. Di Maria prova la spin, non c'è nemmeno rigore, vabbè. Neymar se ne va, semplicemente la velocità. Neymar, bicicletta e tiro. Mamma mia, voglio fare sto gol. Ma che cos'è? Ma perché? Ma non può fare sto gol orribile, Kanté. Cos'era? Un pallonetto voluto? Non ci credo. Purtroppo finisce il primo tempo sull'1-0 per il Chelsea. Proveremo nel secondo tempo a fare di meglio. Ho provato un po' più a skillare. Proviamo soprattutto anche a segnare, però. Buono Cavani per Ben Arfa. Ben Arfa. Entra bene. Ben Arfa col mancino! Atem! Ben Arfa! 1-1 al 66esimo. Un bel gol. Non proprio uno skill goal, però ci sta con un gol qui. Si ferma.
rientra con la chop, una finta e poi mancino a incrociare. Matuidi, Ben Arfa, si gira ancora Ben Arfa, mamma mia, eccezionale, il 2-1 al 76esimo, ancora Ben Arfa che si gira bene e trova la doppietta. Neymar sulla fascia, Neymar prova ad andare via, se ne va via Fabregas, David Luiz di fronte a lui, se lo beve così in velocità, ancora Neymar, ancora Neymar, il... non va, non riesco a fare sto gol dopo la bicicletta, ancora buona la palla? No, invece no, l'arbitro decide di fischiare qui. Direi che ci siamo, abbiamo fatto dei buoni skill goal, delle buone skill, magari non sempre sono arrivate al gol, ma ci sta come due partite, 2-2-1, prima col Real, poi col Chelsea. Avete visto che comunque il Paris Saint Germain è una buona squadra per skillare, perché ha Ben Arfa, Neymar e Di Maria, quindi tre 5 star skiller. E come avrete capito, voglio riportare un pochino le mie skill, anche se nel mio piccolo, perché comunque sto imparando. Infatti vorrei riportare un po' lo skillando si impara che facevo su Putti della Channel. Ditemi se vi interessa una serie del genere con squadre create sui 5 star skiller, dove andremo via via a imparare insieme tutte le varie skill di FIFA 18. Ovviamente, come vi avrà già spiegato Ricky, io porterò soprattutto la parte di Ultimate Team di FIFA 18, mentre lui porterà più la parte della carriera, quindi ovviamente faremo anche dei video insieme, delle challenge eccetera, però per quanto riguarda le serie principali lui farà una carriera con il Bari, come sapete, mentre io farò una, magari una Road to Division 1 o comunque una serie su Ultimate Team magari con questi skiller. Quindi lasciatemi dei commenti, ditemi se vi piace l'idea, perché mi piace che comunque voi partecipiate, che siate interessati alla serie che farò principale su FIFA 18, su Foot 18. Lasciate un bel mi piace al video, passate dal secondo canale, pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Trust in things of this material world.